Ciao ragazzi, io sono Falconero e oggi sono qua con l'ultimo episodio della stagione attuale. Allora, un episodio che sarà molto particolare perché appunto andremo a simulare le partite che ci mancano e perché ormai, insomma, la situazione è tristemente andata per quanto riguarda l'acchiappare il secondo posto e ci giocheremo il playoff. Non ci saranno tagli in questo video perché desidero che appunto non ci siano poi possibilità destra sinistra. E permettetemi anche una piccola cosa, ho letto nei precedenti video, sto registrando questo prima di pubblicare quello di lunedì per ragioni di tempo e di organizzazione, però ci tenevo a rispondere a una cosa. Ho letto tanti ragazzi che parlavano di stagione fallimentare. Ragazzi, io vi vorrei far notare che noi abbiamo vissuto veramente tre quarti di stagione con questo obiettivo terribile del dover far giocare quattro giovani che ci ha rovinato qualsiasi tipo di formazione. E nonostante questo, noi siamo al momento in una classifica di questo tipo. È vero che siamo sesti, ma abbiamo fatto 85 punti. E a quattro partite dal termine arriveremo ben oltre i 90. Una squadra che fa 90 punti in un campionato da 24 squadre non può definirsi una stagione fallimentare, ragazzi. Capisco che magari molte carriere qua sulla piattaforma vi abbiano abituato a triplete al primo tentativo. Noi non siamo quel tipo di carriera, ormai dovreste saperlo. Ma nonostante questo abbiamo fatto i miracoli quest'anno, per cui parlare di stagione fallimentare mi sembra un po' riduttivo nei confronti di una serie di epiche battaglie combattute nel corso di questa stagione con dei giocatori a tratti impresentabili. Dunque, Riquelme che ho sbagliato e si è anche fatto male dopo un rigore sbagliato, peggio che peggio proprio. Per cui si va di simulate violente fino all'ultima partita e poi si andrà avanti. Allora, intanto qui ok, in modo tale che non ci siano nel senso, adesso alla luce di quanto successo era veramente inutile giocarle queste, sarebbe stata un'inutile perdita di tempo a cui non volevo sottopormi e sottoporvi, anche perché abbiamo tante cose da fare. Dunque, Coen Gagnon no, Carson Morgan portierone, quasi visto che insomma si sa mai. Clark, Roy Fraser, Arthur Strachan, Ian Stewart. Beh, 33-43, parti dal bassissimo. Ewan Hamilton, Alistair Fraser, pessimo. Aidan Walker, pessimo. Aidan Strachan, pessimo. Douglas Strachan, Rob Anderson, Roy Fraser. Vabbè, si possono osservare da vicino? Sì, perfetto. Poi, l'infortunato, 4 mesi, che bello. Frattura alla tibia, vabbè. Piove sempre sul fottutissimo bagnato. Allora, dunque, Riquelme sta fuori per 4 mesi. Ma che gioia. Dunque, mettiamo in formazione Bobby, ma in squadra, Assas sta nero, nerissimo, mettiamo al posto del faraone, così si riprende un po' il morale. Vabbè, famo giocare Giordano anche se non è il ruolo suo e andiamo così. È un periodaccio, anche la squadra l'ha vissuto male. Abbiamo avuto questa serie di... ho cambiato il look a Marcellino. È il momento, in vista dei playoff Marcellino si è sottoposto a un cambio di look. Giocheremo per vincere. Alziamo il morale. Turnover. Cambio di tattica, niente di persone. Turnover. I ragazzi ce la metteranno tutta, ecco. Bene. Siamo talmente poveri come squadra che non scrivono neanche Marcellino De Falco, scrivono manager. Dunque, allora, Quaresma tocca farlo giocare, se no sbrocca. E... Dunque. No, lui è TD. Vabbè, famolo giocare appena volta. Ruoli lo mettiamo a capitano, mettiamo lì. Capitan lì.
Allora, simuliamo pure questa. 3-0. È stato pure Quaresma. Bene, bene, bene. Allora, allenamento. Allora, adesso io metterei negli allenamenti Fofana va bene, Giordano anche basta. Potremmo allenare Mansiglia per un ritorno di fiamma. Per un ritorno di fiamma. Dunque, Suliman, stesso discorso. Potremmo allenare. Poi dobbiamo anche fare un attimino. Dare un attimino un'occhiata generale. Ma sì, mettiamoci pure Quaresma. Ma che ce frega. Mischiamo le carte in tavola. Andiamo così. Sì, però Quaresma. Trivelino mio. Se ogni volta che ti metti a allenarti prendi DOF, diventa veramente complicato regalarti una posizione di vertice. Allora. Resoconto su Ballutabla. Ah, questo è uno che stavo osservando io in vista dell'anno prossimo. Veloce, veloce, ma non corre. Allora, bisogna assolutamente intervenire sul discorso mercato. Adesso lo faremo poco prima della fine della stagione, questo ve lo anticipo. Allora, ultima partita con il Leeds, che poco conta obiettivamente, però. Aggiornamento Miguel Campos. E però Adrian Bello. No. Raul Vera. Pialo. Jesús Palacios. Roberto Miranda. Daniel Paz. E Jaime Duarte. Allora, tanto ragazzi, teniamo ben presente che con 3 fallimenti di obiettivi noi abbiamo il mercato in entrata bloccato. Per cui alla luce di questo e memory del fatto appunto che si parlava del come facciamo, come non facciamo, ci serve assolutamente un terzino difensivo, un terzino sinistro, che è una cosa che andrebbe assolutamente gestita prima del tempo. E poi io pensavo a una punta di livello, e questo Raya Martin l'avevo puntato e secondo me potrebbe venire via a prezzi umani. Ci si potrebbe provare. Ce ne sono diversi, però insomma, in vista di una prossima, anche se potremmo concentrare tutto sulla difesa. De Sciglio non ci viene. Dest potrebbe essere una bella opzione. Lo puntiamo da un po', io ve ne avevo già parlato. Intanto fatemi prendere il sito per gli imprevisti, così facciamo tutto come deve essere fatto. E un attimo, ho flashato che non stavo registrando. Mi ha preso un infarto. Allora, intanto andiamo a trattarlo. Serginio Dest giocherà a sinistra, ma è pur sempre Dest. E quindi Marcellino sembra tipo una sorta di cantante pop decaduto. Dunque, scambio giocatori. Potremmo tipo appioppargli qualcuno? Considerando che Sola a fine stagione è libero dal... però rinegozia così. Tanto Sola a giugno si libera dal problema del doping. Non lo voglio più vedere, perché anche basta. E Serginio Dest, famo 7. Mi fai risparmiare 2 soldi, così mi rimangono 10 milioni puliti. No, niente, mamma mia. Che poracitudine proprio, eh. I minestrari di nuova generazione. Ecco, mo è diventata allettante all'improvviso. Allora, dunque, señoras y señores, dunque, dov'era ingaggi. Allora, da 1 a 21, preghiamo che tutto vada come deve andare. Preghiamo. 13. Visite non superate. Oh, ammazza che zella sto periodo. Ammazza che zella, terribile. Niente, saltato Serginio Dest. Io non ci posso credere.
Dirà ovviamente di no, ma è normale che sia così. E adesso mi tocca andare a cercare un altro terzino nel mente. Qui ce n'è uno però. Tsigankov. Non te si può guardare, Tsigankov. Non te si può guardare. Ma neanche da lontano. Allora, io a me mi resta una cosa sola da fare. Io avevo puntato Stomo perché volevo uno di prospettiva. Niente, no, le prospettive a noi non ci interessano, quindi... Le prospettive a noi non ci interessano, perché qui andiamo su un bel terzino sinistro che gioca in Italia. Non me ne frega niente di dove viene, che cosa fa. Matteuccio magari, ma già l'abbiamo avuto. Ubando. Staff impegnato, niente. Pompetti! No, è troppo scarso. Avremmo fatto grandi cose, Pompetti. Avremmo fatto niente grandi cose. Dunque, qua niente. Andiamo a vedere in Liga. Ci serve uno buono. Ci serve uno buono. Specialmente se consideriamo... Dunque, Alessandro... Hakimi. Seguilo un po', che questo magari esce fuori uno... Vagamente interessante. Biraghi. No, Biraghi. Boveda. Boveda. No, dunque, Emerson. Costa troppo. Fabbra è vecchio. Frigola. No. Fernandez costa troppo. Grimaldo. Questo quando mai ci sta a venire. Kurzawa. Antonio Lato. Per uno che gioca sull'esterno, chiamarsi Lato credo sia una sorta di indicazione interessantissima della sua effettiva potenzialità. Mendy... magari ci caschiasse. No, questo è pericolosissimo. Se mi sbaglio a pronunciarlo è un macello. Rose è troppo vecchio. Ruiz, Saul... Shaw... Ci servirebbe assolutamente gente di un certo livello, ma ho l'impressione che gente di un certo livello non ci sia. Che non ci sia. Vado a vedere la Premier. Angelino. Costa troppo. Baba. Bola. Magari Bolingoli. Boril che è tutto faccia. Chilwell. No, troppo costoso. Firpo costa troppo. Hakimi costa troppo. Delfio d'Almeida. Larouchy, Lazar. Marcel è vecchio come pochi al mondo. È vecchio come pochi al mondo. Per carità, ce ne sono parecchi. Roussillon. C'ha in età Roussillon. Ho paura però. Taglia, no. Ughelumba. Ughelumba è da seguire, raga. Ughelumba. Io vedo un futuro campione in Ughelumba. Harvey White. Brandon Williams. C'ha 6 anni e mezzo Brandon Williams. Tyreke Wilson. Poraccio, direi che mi sa che ci ha avuto una vita complicata. Vabbè, andiamo avanti con questi. Vediamo un po' come si evolvono le ricerche dei nostri osservatori. E per il resto simuliamo sta partita. L'ultima di campionato. Ci farà scoprire se Fofana. Giordano si è fatto male. Bene. Sempre belle notizie. La gioia non finisce mai. Mister, sarò Franco. Io sarò Antonio, se vuoi. Dunque, Quaresma, Manzia, Fofana, Fofana. Quaresma, basta. Tu hai fatto il tuo tempo. Centrocampi, Bambalo. Bambalo. No, Gallalo. Gallalo. Decisamente meglio Gallalo. Intercettazioni, eccetera, eccetera. Bene. Ok. Allora, ragazzi. Questo è. Puoi essere Franco, puoi essere quello che te pare, Asola. Ah no, non era l'ultima. Lo so, Serginio Dest è in fase di stallo, lo so. 4 mesi per Giordano, ma che bello. Comunque non si accanisce per niente quel gioco quando simuli,
Allora, caro Falco, ci penserò, mister, lo so, non sei stato all'altezza, lo so, la vita è brutta e tu lo stai scoprendo a tue spese. Allora, vediamo un po' se la situazione si è stabilizzata di qua. Statistiche di... dove sta? Fofana? 19. Ce la farà? A fare 20? Allora, intanto qui c'è gioca Bobby. Bobby. Poi metto, questa è la maledizione Enzo che si abbatte su tutti quelli che stanno sulla destra. E poi mettiamo McCrory che è arrabbiatissimo, pure McCrory. Sono tutti arrabbiatissimi quando si simula. Ma perché sta cosa? Vabbè. E ci prepariamo a scoprire cosa si cela dietro alla 20ª partita di Fofana. Se la vittoria dell'obiettivo o il fallimento dello stesso. 5-0. La squadra avvelenata come poche squadre al mondo. Oh, allora, signoras y señores, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta a finire questo annoso campionato. Io voglio vedere come si è chiusa la stagione, però. Allora, premio torneo. Che succede? Ci sono rimasto male, porca miseria. Continua a lavorare sodo, l'imprevisto per Falco, mi sono scordato. Allora, gli imprevisti, 1.36. Ah, 31, fuori forma, vabbè, tanto non avresti giocato uguale, per cui poco me cambia. E oh, allora, siamo arrivati al dunque. L'ha fatta sta 20ª presenza, Fofana? L'ha fatta. Ce l'hanno sbloccato l'obiettivo? Non ce l'hanno sbloccato. Perfetto. Bene, signori, vi comunico ufficialmente che abbiamo il mercato bloccato nel periodo di quest'estate. Siete contenti? Io lo sono tantissimo. Vabbè, quindi mercato in entrata bloccato. A maggior ragione bisogna intervenire. E bisogna intervenire. Allora, Serginio Dest è saltato. De Sciglio non può venire. Sabbi non mi interessa. Devo andare a... Allora, Sears, Diego Lalo, niente. Roussillon, niente, già è passato. Ughelumba, papà Ughelumba, è il famoso gamba lunga, no? Se io sapessi... Brandon Williams, devo andare alla cieca. Devo andare alla cieca, Ughelumba. Vabbè, ragazzi, questo... questo è troppo interessante, questo Ughelumba, per essere lasciato lì. Ah, ma tu sei pure in scadenza. Vabbè, allora sì, ma da paura. Perché non ho budget trasferimenti? È zero? Cosa è successo al mio budget trasferimenti? Vabbè, a Ughelumba gli diamo 2000 euro, a dittanto. Che sa, qualcosa cosa c'era? Papa, papa, Ughelumba, Ughelumba, ecco. Niente, Ughelumba, non lo devi agire Ughelumba, perché Ughelumba se fa girà... Vabbè, tocca aspettare di sapere un attimino di che morte tocca morire. Allora, siamo vicini al momento... Poi mi spiegheranno perché mi hanno levato i soldi, ma va bene uguale. L'Ungheria ci vuole per riportare in alto? No. No, ci stanno i soldi. Che cazzarola vogliono dalla mia vita? Non si sa. Allora. Non stiamo seguendo i piani. Sì, vabbè. Va la racconta. Duarte se ne vuole andare. Perché Duarte? Che è successo, Duarte? Dillo a papà. E dunque Gallo, Mansiglia, Fofana. Gallo può cambiare perché non è vicino al passaggio. Bamba potremmo lavorarlo un pochino in dribbling. No, gli famo fare un po' di passaggio a Bambalo. Passaggio corto. Una cosa che abbia passaggio corto e passaggio lungo non c'è. Quindi passaggio corto, vabbè. Te famo fare visione e passaggio corto. Avanti così. Mansiglia cresce, è lì, pronta a entrare nel calcio che conta. Allora,
Io ho paurissima, però vediamo. La Cina. Ah, già, Duarte. Scusate, prima che Duarte mi scappi da sotto al naso. Andiamo a vedere il nostro vivaio. Oh, Alain Traoré. Beh. Carson Morgan. Valentin Mansiglia. No, Duarte, tu che stai andando, che vuoi andare via. Ma permettetelo pure a me. Ti dico la verità, eh. Hai perso potenziale e non mi interessi. Però c'è Coffee, che però è pessimo. Però è mancanza di alternativa. No, vabbè, ragazzi, cioè, terribile. Non posso accumulare gente improbabile. Dunque, no, Miguel Campos è da lavorare. Mansiglia è assolutamente da migliorare. Andiamo così. Ma l'osservatore? Non mi dice niente, osservatore. Osservatore! Osservatore! Non. Aggiornamento mensile. Un terzino di grazia. Pierre Henry. Ti piacerebbe? Carson James. Vabbè, ciao Carson. Attaccati al Carson. Dunque, Roy Fraser. Pessimo. Stragan sta perdendo potenziale. Rob Anderson, terzino destro. Ci piaci. Douglas Stragan. Ma andiamolo a vedere. Jack McKeith. No. Rob McDonald. Prendiamolo. Ian McLean. Da valutare più da vicino. Drummond. Smith. Vabbè, quell'altro si segue. Allora, ragazzi. È il momento della verità. Quindi, allora, io ho lasciato come imprevisti quello delle ultime volte. E perché non voglio rischiare troppo in questa fase, qui lasciamo gli imprevisti. 4 imprevisto. Dopo un festino a base di magia, accusa i sintomi, lascio in panchina per 2 partite. Bene. Ma un'altra botta di sfortuna, ci vuole momente? Perché ne sto avendo troppo poche. Allora, As fuori per il playoff. Bene, quanto sono contento, proprio la gioia che mi assale. E ripartiamo dalle basi, ragazzi. Umagicu e Newell. Trequartista. Il Faraone. Ultima chiamata per Faraone, anche perché se non si può vendere. Boga va bene. Oh, io butto dentro Phillips. Ma lo sapete che vi dico? Io butto dentro Phillips. A Phillips, dammi un senso alla tua permanenza. Basta. Va bene così, signori, ci andiamo a giocare tutto. Ci si va a giocare tutto. Ci si va a giocare assolutamente tutto con il Brighton. Ce la faremo? Speriamo bene. Ho abbastanza tipo, non c'ho manco l'acqua. Vabbè. Che tocca fare, eh? Che tocca fare? È un momentaccio, un momentaccio, è un momentaccio. È un momentaccio. Tutto pronto? Tutto pronto, Prepárate a dai. vivere 90 minuti di grande Tutto calcio. pronto, tutto All'inizio ascolto un pronto. saluto da Piero Gimpardo e Stefano Nava. Sono rimasti in quattro. Giochiamo Che equilibrio in cui si semplice. affrontano oggi nella Giochiamo trattativa per secco. arrivare ai Vedi play-off? come giochiamo Si spera semplice. molto da questa partita, speriamo si riveli E questo quindi terzino sinistro Gimpardo, quasi quasi me lo vado a ripartite le prendere, eh. partite che oggi decideranno quale squadra Oh, potrà cominciamo col accendersi tiki nel taka torneo di Milano. surreale, che sbrocco Entrambi gli vero oggi. allenatori conoscono bene le insidie di queste sfide, sanno che vanno affrontate nell'ottica dei 180 minuti. Immagino Comunque, che la loro quello me lo squadra compro può quel dare terzino, già ho un minimo di deciso. rischi per giocarsi poi la qualificazione al ritorno. Ti prego. Ti È prego, Alessandro completamente a Pato vuoto. quest'oggi, è un giocatore noto per la sua eccezionale velocità. Prova a Ma piazzare, porco. portiere Gavi del gol, Non posso palla fare dentro, tagli, per cui palla me dentro devo per il tenere. 2-2, ora fascia Dai. destra, Dai. traversa nel mezzo, salva Ma tutto, io subito oggi. gol, Niente. mamma Però mia la posso longevità di bipparmi. Gutierrez, Un taglio, ma decisivo quel se guizzo. butta male, mi bippo. Collins ha letteralmente salvato, Ti occhio prego. laterale e trovano subito il gol che sblocca la partita, Sì, partenza è per la Roma. tornato. È tornato nel momento più. Di maggior bisogno. Ci vostra. No, io non posso farmi un Roma altro in vista anno. di una Un altro discesa anno di bin se può fare. irresistibile.
Oh, è il primo rimpallo che si vince in quante? 8 partite? Andate e ritorno, sarà durissima. Sarà durissima, sarà. Sarà durissima, sarà una cosa surreale. Ma ce la possiamo fare. Ma ce la possiamo... No! Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Non so se ci dava adesso, perché se mi segnano mo' è la fine di ogni cosa. Magico, che cazzo non lo fai? Magico. Pietà di me. Pietà di me. Da lì può crossare. Interrompe bene l'azione, intercettando il lancio. Barba. Si è parlato molto di questo giocatore sui giornali e sui social alla vigilia. Te prego, magico, te fai vedere? Solo panchina per lui. Mamma mia. Io devo allenare Newell nella forza, perché se dobbiamo tenerlo per l'anno prossimo, e avendo il mercato diventato bloccato, temo che così faremo. Porca miseria, porca. Oh, comunque sto Bong c'ha il suo perché, Può colpire da lì. Posizione ideale. Prova. Orca miseria. Hanno la possibilità di raddoppiare il vantaggio se sfrutteranno. Ma avete detto tira, io mo tiro da ogni posizione. Si porta la più due con... Lo sapevo che Babbo sarebbe servito alla fine. Vai a abbracciare Marcellino. Vai a abbracciare Marcellino. Niente, no, piuttosto che abbracciare il suo mister, si butta per terra e si rovina le trecce. Allora, è un ottimo risultato. È un ottimo risultato, ragazzi. È un ottimo risultato all'andata. Adesso io proporrei una melina spinta, perché troppe volte ci hanno fregato. Se sbaglio un altro passaggio ti vengo a cercare nel gioco. Troppe volte ci hanno fregato sul 2-0. Attenzione perché è pericoloso. Buono l'anticipo del difensore. Raga. Bong. Dunk. Perché sto con McCrory a centro nella fase offensiva? Vabbè, insomma, avete capito. Perché sto lì? Pialo! Bravissimo! Calma. Ma perché non sei capace a fare un passaggio dritto? Va con il possesso palla. Calmissima. Calma. Famo girare sta palla il più possibile. Bravo qui a smarcarsi. Oh, una volta riuscivo. Ma perché io per metà stagione ho fatto il gira e tira con Taccar, che facevo il panico, e adesso non ci si riesce più. Vagalo. Oh. Provano con il pressing a recuperare il pallone. Calma. Saranno due minuti di recupero, come indica chiaramente. Famo con molta calma, dai. Azione che si fa interessante. Con molta calma. Cross in mezzo. Cross che si perde. Ma perché? Ma c'è lì l'uomo, c'è. Ma porca. Allora, primo tempo buonissimo. Primo tempo buonissimo. Molto meglio di quanto potessi sperare. Gli famo fa. Ecco, ho bisogno che si alzi un po' il morale della truppa. Quindi lui va bene. Pereira al posto del faraone. E basta. Phillips non l'ho visto né sentito, ma alla fine è un bene. Arbitro che dà il via alla... Se non mi sono lamentato, vuol dire che non ha giocato male. Tutti a caccia di un biglietto per l'appuntamento finale di questa competizione. Ultima chiamata. Entrambe. Chi perde e torna a casa a mani vuote. Bene così. Eccola. Mi dai il segnalino per cortesia? Palla consegnata agli avversari. No. Traore.
Poulsen. No, il 2-1 no, il 2-1 è pericolosissimo, raga. Il 2-1 è pericolosissimo. Bravo Mac. Bravo Mac. Allunga sta palla. Lo vede. Avanza verso. Attenzione, pericolo. E c'è il gol. Palla in rete. Un grande gol. Conclusione ravvicinata, non lascia scampo. Se prima era dura recuperare lo svantaggio, ora sembra una missione impossibile. Difficile trovare le motivazioni in giornate come queste. Non diciamo niente, non diciamo niente. Vorrei dire tante cose, ma non le posso dire in questo momento. Sapete tutti che sennò la maledizione di nostra Falcus potrebbe abbattersi su di noi e non è questo il caso di scatenarla. Io però ho una brutta sensazione. Devo dirlo che ho una brutta sensazione. Puoi andare, porca miseria, in marcatura. Ho una brutta sensazione. Allora, il playoff è strutturato in due fasi, no? Adesso abbiamo Brighton e poi c'è la finale, come la Serie B, quella italiana, no? Vogliamo scommettere che adesso ci fanno divertire tantissimo col playoff del Brighton, che è quello, la semifinale e la finale ci gonfiano. Non mi stupirebbe. Avendo visto com'è andata la stagione, spero di sbagliarmi, ma no, no. Ancora un passaggio perfetto. Occhio al suo movimento. Bene qui il difensore. Possiamo tenere una fottutissima marcatura? Bravo Newell, bravo. Ma perché non mi giochi così tutto l'anno, però? Perché? Che sì. Piano, piano, giochiamo semplice. Giochiamo. Guarda Newell. Troppo alta. O forse no. Porca miseria, porca. Stavo a far colpo da... Ricordava il gol di Kovacevic. Non mi ricordo se era con l'Inter contro la Juve o viceversa. Cosa fai? Perché te incagli? È l'uomo tuo quello. Quando superò Peruzzi in elevazione, forse i più vecchi tra voi se lo ricordano. No, se superò Peruzzi, quindi era all'Inter. Perché Peruzzi stava a Juve, all'Inter non ci ha mai giocato. Se mi sono sbagliato, ricordatemelo voi, perché la memoria è quella che è, purtroppo. Bravissimo, Bogalo. Ma perché lì? Non è solo. Occasione. No! Ammazza Phillips però! Stupid sexy Marcellino, lo so. Conclusione murata. Collins. Pallone invitante. La chiudiamo? Sta qualificazione alla finale del playoff? No, non la chiudiamo. Vabbè. Che poi d'altra avevo detto episodio finale, ma no, in realtà, perché ci mancherà la finale del playoff. Io oggi giocavo quelle due col Brighton, cioè giocherò le due col Brighton in realtà. Quindi diciamo che l'appuntamento col destino è rimandato a venerdì. No, babbo, andiamo fuori che c'è da fa. Siamo ormai negli ultimi minuti, difficile. Ma perché lì? Perdono palla banalmente. Dai. Marcatura strettissima. Dai. Trossard ci hanno questi. Comunque, raga, io ve lo dico già da adesso. La stagione in Premier, io non mi sottoporrò a obiettivi di quarta categoria. Tipo, fai giocare 840 giovani per un minuto e mezzo a testa in giù con i pantaloni al contrario e mutande storte. Non ce la posso fare. L'anno prossimo si va per priorità. Scegliamo noi l'obiettivo, poi pagheremo le conseguenze di eventuali scelte. Se riusciamo ad andare in Premier. Se non riusciamo ad andare in Premier, non lo so se resterò a Leyton. Ve lo dico già da adesso, perché Marcino ha bisogno di grandi palcoscenici. Parliamoci chiaro. Allora, la prima partita è andata da paura, per cui zitti tutti, si è tornati a vincere. E adesso giochiamo sempre per vincere. Alziamo sto morale. Possiamo fare ancora meglio. Su, raga. Non è stato facile. Dai, entusiasmo, positività, allegria.
Alex Sola vuole essere ceduto. E mo lo, ma mo lo metto in lista. Su, quante storie. Non lo posso vendere ancora. Non lo posso... O meglio... No, in realtà lo posso... Quando gli scadeva... Vabbè, che tanto scatterebbe... Scatterebbe a giugno. Pieremmo i soldi. Cioè, qua è contemplato. Offerte ricevute. Tocca farlo, ma... Tocca fare l'imprevisto. Ma... Insomma... Considerando che lui è a giugno gli scade... Bilancio in ordine, perfetto. A giugno gli scade la squalifica. Il trasferimento andrebbe in corso dal primo luglio. E dunque... 10 milioni. 9,5. Famo 10 spaccati, la chiudiamo qua. Dai, eso. Si può fare. Si può fare. Bene. Ok. Che poi, d'altro, ragazzi, nessuno ci obbliga a fare per forza grande mercato adesso, eh. Ho capito che solo vuole essere. Lo sto a vende. Vabbè. No. Interrompi. Allenamento sacro. Si potrebbe fare. Allora, Mansiglia va bene. Fofanato per allenamento va bene. Newell assolutamente sì. Ok. Bene. Allora, secondo finale su Lato e Hakimi. Ma ragazzi, questo Sergio Lato è meglio, però. Antonio Lato. Allora, proviamo a prendere Antonio Lato e Sergio Hakimi. Ah, è in scadenza. E allora scusate. Ma che mi sei? Sergione, ma chi te manda? La benedizione sacra? Contatta per acquisto. Sta in scadenza. Via qua. Non te muove, Sergio. Mazza quanto costi, però. Allora, ingaggi da 1 a 21. 1, nessun problema. Oh, una gioia, di tanto in tanto c'è, importante. Ma chi c'ha come? Non t'ho mai visto a te. Da dove vieni? Di il tuo nome. Va bene. Dimmi di quanto vuoi. Oh, parfait. Leva questo. Ah, ecco, no, per un attimo ho avuto il flash. Quindi, allora, il terzino c'è. Richarlison c'è. Il terzino c'è. Ma, raga, diciamo che... grandi cose non ci sarebbero da fare a questo punto. Ma allora, scusate un attimo, valutiamo un secondo la rosa. Allora, noi il prossimo anno avremo torna Cortés. Il terzino ce l'abbiamo. Ma se provassimo a prendere quel difensore forte, così da avere una coppia di difensori veramente di livello tipo questo qua, sto Raspadori, che non so di chi sia il regen, ma mi sembra veramente un... È Debonera? Può essere? Non lo so se sia Debonera o meno, ma... Niente, non possiamo. No! Ungelumba, niente. Vabbè, qua il terzino abbiamo risolto. Io sarei quasi tentato di prendere Lazzari con questi soldi. Vabbè, intanto aspettiamo un attimo. Intanto avremo eventualmente ancora tempo per valutare. Dunque, andiamo alla partita col Braga. Ah, l'imprevisto. Questa è la partita da 1 a 6. 2. Imprevisto, influenza, aridaglie. Oh, ammazza che dito in quel posto che sta a diventare.
Allora, tra i migliori, tra i tre più forti, allora, o Mbabu, o Lee, o Newell. Vabbè, metto Mbabu, facciamo gioca Enzo, Bobby e basta. As purtroppo non c'è, tutte sta benissimo in tribuna. Andiamo così, tanto insomma penso che sia abbastanza, no? Fattibile? Arrivati a sto punto non mi aspetto grandi difficoltà. Partiamo dal 3-0 all'andata. Santo cielo. La volevo perdere, no? Vigilia tormentata di questo. Ci devono fare 4 gol per passare. Entrambe le squadre. Tifosi che non hanno voluto far mancare il loro sostegno. Io devo svenire. Siamo a Brighton, all'Amex Stadium. Siamo al diavolo. Su, facci a giocare, dai. Brighton, pronti a seguire questo match. Avanti. Pronti per questa partita. Si parte dal 3-0 dell'andata, di giusto. Potrà giocarsi poi la possibilità di conquistare la promozione. Ce la possiamo fare. Di gol e spettacolo. Padroni di casa chiamati. Continuiamo a sognare, continuiamo a crederci. Bravissimo. Che possono gestire il vantaggio. Ti prego. Porca miseria, non mi riesce in passaggio in mezzo sti giorni. Al corner, legge bene una situazione pericolosa. Sorenzino, niente. Ecco la formazione con cui scende in campo il Brighton. Hanno scelto di schierarsi con ben 5 difensori e 2 soli centrocampisti. Comunque, raga, iniziate effettivamente a pensare. No, in questo caso non a pensare a posizionamento in campo. A cosa fare per questi ultimi soldi. Bravissimo. Gli attaccanti che si abbassano a centrocampo. Famo due schillate, su. Usa bene il fisico qui. Famo le due schillate, no, non le famo. Ecco l'undici titolare scelto dal tecnico della formazione ospite per questa sfida. Diamo un po' di numeri, Stefano, nello specifico quelli con cui scendono in campo. È 4-4-2. Fiorenzino? La scelta del Fiorenzino? Sì, Pier, ha optato per Fiorenzino? 4 centrocampo non in linea, sistemando uno schermo. Bravo Bobby, all'ultima, no, alla penultima partita con Leighton. Bravo Enzo. Comunque la squadra con Barbagallo in mediana è un'altra squadra. Al premio di migliore in campo quest'oggi. Ha una media di un gol a Phillips nelle ultime tre. Phillips, incredibile davvero. E non credo che oggi credice Phillips, credice, bravissimo. Bene, bene, bene. Comunque sto Phillips rinnovato in extremis. Bravissimo Phillips. Oh. Bravo qui a smarcarsi. È in buona posizione. Senza problemi qui. Segneranno certo. Quando mai? Sto Phillips rinnovato quasi per sbaglio. Sta rivelando un giocatore estremamente interessante. Possono ripartire dopo il recupero del pallone. Occhio all'avanzata. Dai, 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 dai. Porca miseria. Ah, è angolo. Palla messa in mezzo. McCrory, no! Arrivo dell'attaccante, pallone che termina largamente sul fondo. Beh, ci ha provato, non era facile colpire al volo e indirizzarla. Piena pure, peccato che non c'hai la minima coordinazione per acchiapparla, però. Dai, dai, dai. Tossa. Dai, dai, dai. Bravo, copre bene. Dai. Oh, magico. Magico. Magico ci ha avuto un'involuzione pazzesca in questo finale di stagione. Proprio quando avrebbe dovuto spingere sulla magia, in realtà ci si è abbioccato all'improvviso. Ed è finita nel peggiore dei modi. C'è spazio per andare. Calma. Provano ad aprire la scatola di oh, bravissimo McCrory. Che qualità. Apri sta palla, ci tua. Edwards, io gli faccio fa mo adesso gli metto 74 allenamenti al giorno, tutti di passaggio.
Stringi. Bravo Edwards. Possiamo tenere, che se mi fanno un gol è la fine. Si apre la porta per l'inferno. Io già lo so. Porca miseria, che ha preso Collins. E c'è, no. Comunque l'anno prossimo, con questa difficoltà qui, io prevedo delle cose terribili, anche se dovessimo andare in Premier. E credo che quest'anno il triplete sia tipo una chimera, praticamente impossibile da centrare. Vedremo. Bene, dai. Siamo a 45 minuti da un obiettivo straordinario. E la finale dei playoff. Cambi non ne farei, onestamente. Va bene così. Inizia la ripresa di questa semifinale. In palio c'è un biglietto per la finale. Dai, ragazzi. Comunque, raga, io vi anticipo già da adesso. Poi, a parte che mercato bloccato no, in vista di gennaio, che è dove magari faremo un botto d'acquisti, visto che avremo l'estate ferma. Io devo vendere un po' di gente. Tutta la gente inutile, tipo Falco, tipo il Faraone. Cioè, ti prego, porca miseria. Ci sono molti giocatori che andranno venduti. Bravissimo Barbagallo, che filtro pazzesco che fa quest'uomo. Tira. C'ha potenza tiro notevole, ma non riesce a scatenarlo alla diagonale. Chissà se ti proverò mai l'ebbrezza ad avere un giocatore tipo Diagana che sfondava la porta ogni volta che schiacciavi il tiro. Sarebbe bello. Anche se credo che... Un altro ottimo passaggio. Gosens. Ti prego. Vabbè, al 57esimo davvero. Se mi fanno due gol adesso metto a fare una melina. Tossa. Occhio al cross. Bravo, Insigne. Pallone riconquistato. Dai. No, Gallo mio. No. No, è fuori gioco, è fuori gioco. È fuori gioco. Arbitro che annulla la rete. Attacchia sta cippa. Bene. Credo che l'assistente avesse alzato la bandierina prima ancora che la palla terminasse. Via. Quindi non si può nemmeno parlare di gol annullato. Giocata di qualità. Vai Bobby, pressalo Bobby. Bobbalo. Bravo. Palla in out, ci sarà la touche, la rimessa laterale. Newell. Occhio al centro. Magico. Newell. Rompiamo rigore, tanto se li sbagliamo tutti. Niente, il Faraone mai una volta che mi regala la gioia. Il Faraone, niente, Frosinone lo ha distrutto. Buona lettura dell'azione, ha intercettato bene il passaggio. Amec. Che sì. Tossa. Sa, sono preso Andersecchio. Vi fate un altro anno de championship. Va, attaccate. E noi se andiamo a giocare invece alla fascia vostra. Continualo. Su. Se morte. Se va uno che sa tirare in porta. Che miseria. Grande Barba. Grande Barbagallo. Mediano del futuro. Qualcuno qui in tribuna gridava già il gol. Dai. No. È tua, tiella lì. Che non c'è fretta. Fammi fare due minuti a qualcuno dei giovani, così almeno c'è un po' di entusiasmo. Allora, Suleiman, Fofana e Bambalo. Bambalo 69, eh? Zitto, Bambo. Bella l'apertura. Grazie, così mentre i giovani.
Ecco che fuori tutti. Di questa sfida che ha inciso forse. Bravo Bamba. Caro che lo scatto non garantisca però. Bravo. Sei soli. La timbra anche lui e la chiudiamo così. Cosa fa? Ma perché? Ma perché rovinare tutta la prestazione con... Vabbè. Bene così. Sessuoli è un tipo un po' così eccentrico, particolare, strano, unico nel suo genere. Che sia lui il vero faraone? È un messaggio in codice questo? Cascia via il finto faraone, adesso c'è spazio solo per me? Chi lo sa? No, comunque Suleiman andrà veramente allenato tanto. E tra l'altro ragazzi io vorrei discutere con voi poi con molta calma, magari durante una live, a chi dare priorità assoluta per il prossimo anno in allenamento, perché voglio averne 5, allenare sempre solo quello. Voglio fare tutto l'anno con gli stessi 5, per cui scegliere 5 giovani e concentrarci su di loro, gli altri cresceranno attraverso l'allenamento, cioè o meglio attraverso le prestazioni in partita. Ale! Ok, primo turno superato. Il nostro lo abbiamo fatto. Due vittorie, difficili, però centrate. Sperando che adesso il gioco non si vendichi nella finale del playoff, perché se dovesse succedere sarebbe complicato. Abbiamo le carte in regola per vincere. Non è stato facile. La solita storiella. Dunque, allora, la finale del playoff sarà giocata col Fulham. Ho vinto il primo allenatore del mese, ma me sta prendendo in giro. Sola venduto, perfetto. Quindi, ragazzi, questo è quanto. Per adesso mi fermo. La finale... la giocheremo la prossima volta. La finale. C'è nient'altro. E niente, ragazzi. Questo è. Dovremo valutare gli ultimi investimenti. E giocheremo la Luca. Il prossimo episodio sarà anche quello senza tagli. Venerdì faremo bilancio di fine stagione. Partita. Pianificazione della prossima stagione con calma. Vi lascerò un paio di domande, cose, eccetera, in modo tale che domenica, salvo sorprese, si possa fare una live per decidere tante cose insieme, che andranno decise. Per cui, ragazzi, io per adesso vi saluto, dita incrociate per venerdì e ci vediamo alla prossima.